Ciao e benvenuti su pianetapane.it. Io sono Nico Carlucci e sono un panificatore, ma oggi andrò a presentarvi una ricetta di pasticceria. La ricetta, noi del panificio Magia di Pane l'abbiamo chiamata nocciolotti. Per realizzare questi nocciolotti serve 600 g di zucchero a velo, 700 di polvere di nocciole, 300 g di granella di nocciole, una bacca di vaniglia, 600 g di cioccolato fondente e del cacao che servirà per ricoprire i nocciolotti. Questa è una carrellata dei prodotti che servono per realizzare i nostri nocciolotti. Come primi ingredienti andremo naturalmente a incorporare solamente le polveri. Avremo la polvere di nocciole per prima. Poi andremo a incorporare la nostra granella di nocciola. Poi lo zucchero a velo. E infine andremo a incorporare il cioccolato dopo averlo fatto sciogliere in microonde per 1 minuto e 10 circa. Ecco qua il nostro cioccolato sciolto in microonde per 1 minuto e 10 e adesso andremo a incorporarlo nella nostra planetaria con foglia. Una volta incorporato il cioccolato possiamo passare a incorporare la bacca di vaniglia. E adesso possiamo azionare la nostra planetaria con foglia con un 10 minuti di impasto con una velocità intermedia. Ecco qua il nostro prodotto che in planetaria pian piano prende forma. Andremo ad estrarre il nostro composto o impasto dalla planetaria, ripuliamo la foglia e passiamo il nostro impasto in una coppa. Il nostro impasto dovrebbe pesare all'incirca 2,230 kg. Adesso con l'aiuto di guante in lattice o in vinile andremo a fare delle palline che abbiano la forma di nocelline. Prendiamo dei piccolissimi pezzi, li arrotoliamo, formiamo delle palline e poi passiamo nel cacao dolce o anche amaro se vogliamo un colore più intenso e un sapore un po' più marcato. Ripeteremo questo passaggio finché non andremo a completare il nostro impasto. Naturalmente la forma richiama le nocciole e l'interno darà il nostro gusto. Poi possiamo applicare delle varianti alla nostra ricetta. Io personalmente
ho della farina di cocco, quindi vado a rigirare il mio composto, il mio impasto nella farina di cocco e avremo un colore diverso, un sapore diverso e una variante alla nostra ricetta iniziale. Con l'aiuto di una tasca da pasticcere potremmo andare a realizzare un cuore di pasta di nocciole all'interno del nostro pasticcino. E comunque puoi andare a passarlo all'interno di cacao o cocco o quello che a noi piace di più. Avremo un risultato molto bello esteticamente e soprattutto troveremo all'interno un cuore di pasta di nocciole. Una volta terminato tutto il nostro impasto, andremo a riporre i nostri pasticcini in un frigo per un'ora, un'ora e mezza, così da bloccare la forma e da poter servire i nostri pasticcini freschi in estate. I nostri nocciolotti sono pronti. Adesso verranno riposti in frigo per un'ora o un'ora e mezza e poi potranno essere serviti e pronti da gustare. I nocciolotti sono pronti, quindi la nostra ricetta è terminata. Spero sia stata di vostro gradimento. Il sito pianetapane.it, Magie di Pane e Nico Carlucci vi salutano e vi aspettano per una nuova ricetta. Vi posso assicurare che è buonissimo. Fuori onda per Andrea Guida. Andrea, io ho fatto il massimo. Purtroppo io la scritta qui pane non ce l'ho. Piera per aiutarmi con il video non ce l'ho. Ho fatto il possibile. Ciao, un abbraccio!